Buonasera. Buonasera a tutti. Oggi ho il piacere di moderare una delle sessioni che fanno parte dell'evento organizzato da Fondazione Prada Cultura e Coscienza. La sessione è intitolata Neuroimaging Funzionale e Strutturale. La sessione si basa anche su approcci di ricerca di fondamentale importanza nelle neuroscienze di base e cognitive, ovvero le tecniche di imaging. Negli ultimi decenni. Siamo stati testimoni dello sviluppo di metodi sofisticati e tra questi la microscopia elettronica, l'optogenetica, i metodi di profilazione trascrizionale, la risonanza magnetica strutturale e funzionale, le tecniche di imaging molecolare in vivo con la PET che ci permettono una visione così completa della struttura e della funzione del cervello. Ad esempio, se consideriamo l'optogenetica, possiamo utilizzare la luce per accendere o per spegnere i neuroni, le cellule con notevole precisione e notevole risoluzione negli animali vivi e in movimento per controllare comportamenti specifici, ma anche per dedurre i contributi delle singole cellule a tali comportamenti. Oppure possiamo utilizzare la risonanza magnetica funzionale per vedere le attivazioni cerebrali durante i compiti cognitivi e misurare la forza delle connessioni tra i sistemi neurali attivati per dedurre, per dedurre e comprendere meglio la percezione, la cognizione e l'emergere della coscienza. Possiamo analizzare in vivo l'architettura neurochimica del cervello misurando i sistemi neurotrasmettitori fondamentali, quelli dopaminergici, adrenergici, che assicurano il normale funzionamento del cervello o l'emergere di comportamenti alterati, per esempio. Queste tecniche hanno rivoluzionato le nostre conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso centrale e ci hanno permesso di misurare e comprendere a livello di microscala i fenomeni biochimici e molecolari, così come quelli cellulari, e le loro modificazioni plastiche. E a livello invece di macroscala ci hanno permesso di vedere come funziona il cervello, rivelando la sua grande complessità e l'integrazione dei sistemi neurali che stanno alla base delle nostre funzioni motorie e cognitive sensoriali e non da ultimo l'organizzazione della coscienza. Forse questa sera potreste avere la perplessità di non vedere molte immagini di accensione del cervello con dei blob giallo, rossi oppure dei fasci colorati di fibre di collegamento, ma dovete pensare che... Quello di cui sentirete parlare stasera è l'interpretazione di questi solidi risultati basati sull'imaging, che hanno contribuito in modo significativo a costruire teorie e conoscenze altrettanto solide, interpretazioni umane intelligenti. Quindi è giunto il momento, ed è un grande piacere e un onore per me, presentare due neuroscienziati estremamente famosi, Yves Marder e Antonio Damasio. Eccoli qui con noi anche se in remoto, e voglio dire che il contributo che hanno dato alle neuroscienze di base e cognitive è davvero enorme. Pur partendo da campi completamente diversi e da approcci di studio molto diversi, il loro contributo alla conoscenza del funzionamento del cervello converge nel dimostrare, da un lato, il ruolo delle caratteristiche acquisite e stabili del sistema nervoso centrale, obbligatorie per il suo funzionamento di base, e dall'altro gli effetti dell'ambiente o dell'esperienza di vita sulle sue continue modificazioni plastiche, percezione, cognizione, coscienza dipendono dalla costruzione di un cervello flessibile e mutevole che può generare comportamenti diversi, anche diversi da un individuo all'altro. Dobbiamo iniziare, quindi, grazie per la vostra partecipazione eh, e devo dire che a tutto il pubblico di eh, naturalmente di unirsi alla nostra conversazione interagendo con i relatori eh, ponendo delle domande perché a destra del monitor c'è un riquadro dove potrete scrivere i vostri commenti o le vostre domande e noi saremo naturalmente disponibili a rispondere a queste domande al termine delle presentazioni quindi per me adesso è un piacere presentarvi Yves Marder è professoressa di neuroscienze all'Università di Brandeis è anche past president della Society for Neuroscience, una società importantissima per tutti noi, membro della National Academies of Science and Medicine e dell'American Academy of Sciences. Ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro pioneristico nel settore, tra cui i prestigiosi premi Gruber e Kavli il premio Salpeter e Gerard della Società per le Neuroscienze, il premio sulle neuroscienze della uh, National Academy of Sciences. Ha anche ricevuto uh, diversi dottorati ad honorem da diverse università ed è nota nella comunità scientifica per il suo lavoro sui circuiti neurali del sistema nervoso di un piccolo crostaceo costituito da una piccola rete di neuroni, solo 30. Ha scoperto che i circuiti non sono cablati per produrre una, un singolo Output o un singolo input, ma possono essere riconfigurati tramite i cosiddetti neuromodulatori per produrre molti output e molti comportamenti mantenendo comunque l'integrità del circuito, cioè l'omeostasi. Gli studi computazionali e sperimentali di queste piccole reti hanno rivelato che come conseguenza delle differenze nelle strutture neuronali e di rete i singoli animali sono differenziatamente resistenti alle sfide ambientali, cioè ci sono differenze in queste loro risposte. E questo significa che la struttura e le funzioni cerebrali sono in continua evoluzione, sia negli esseri umani che eh, negli animali. Il suo lavoro ha rivoluzionato il modo in cui gli scienziati affrontano gli studi dei circuiti neurali rispetto allo studio dei comportamenti strutturali e funzionali. Quindi, Iv... A lei la parola, non vediamo l'ora di sentire la presentazione, il cui titolo è eh, differenze individuali e resi resilienza differenziale. Grazie. Bene, vorrei prima di tutto ringraziare molto gli organizzatori per avermi invitato a far parte di questo, anche se devo ammettere che Fare parte di una serie di lecture sulla coscienza è abbastanza strano per me, abbastanza sorprendente perché non è che io lavori molto sulla coscienza, ecco, se non nella mia vita quotidiana ovviamente. Bene, che cosa vado a fare come avete sentito? Io sono un neuroscienziata, lavoro a livello dei piccoli circuiti, quindi quello che io cerco di fare, nel, quando ho cercato di mettere insieme questa mia presentazione, è di trovare alcune delle lezioni tratte da alcuni dei miei lavori che possono essere poi applicabili in termini generali al cervello umano e partendo da quello ho cercato un po' di mostrare le vie e i percorsi che possano spiegare l'importanza di alcune di queste idee. Prima di iniziare Vorrei come prima cosa ringraziare Ecco, io vorrei ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato nel corso degli anni, vorrei ringraziarli molto e vorrei dire che tutto quello che sono, riuscito, che sono riuscita a fare proprio beneficia dell'intelligenza, dell'energia e grazie all'energia, all'intelligenza eh, di tutte queste persone con cui ho lavorato in laboratorio e fuori, quindi li voglio ringraziare sentitamente. Ieri avete sentito parlare dei diversi livelli di organizzazione nel cervello, abbiamo naturalmente i neuroni, neuroni individuali, eh, ovviamente poi abbia, hanno, loro, hanno le loro proprietà elettrofisiologiche individuali, cioè hanno le loro attività. Poi abbiamo le sinapsi. Le sinapsi sono proprio le strutture che collegano i neuro, neuroni e creano i circuiti. Devo dire che le sinapsi arrivano in tutti i possibili modi e sono tutti gli uni diversi dagli altri, le une diverse dalle altre. E Ovviamente lo studio delle sinapsi è molto importante. Poi abbiamo i circuiti, abbiamo i moduli dei circuiti in particolare. Abbiamo le cellule che spesso vengono assemblate, vengono messe insieme in questi moduli di circuiti, che hanno delle loro proprietà caratteristiche peculiari. Quindi una delle cose che le persone mi chiedono di fare è proprio studiare le proprietà dei piccoli circuiti. Mi viene richiesto questo, eh, appunto che vengono chiamati questi piccoli circuiti che possono essere chiamati anche dei moduli, moduli di circuiti. E poi abbiamo i circuiti invece più grandi, quelli che interagisco. Ora ci sono delle domande molto spinose, molto difficili a cui rispondere per eh, comprendere anche i, i cervelli e il primo, la prima domanda è, è diciamo ai diversi livelli dell'organizzazione eh, le diverse proprietà fino a che punto possono penetrare per arrivare ad un livello più alto o per metterle in altre parole fino a che punto eh, gli elementi specifici i dettagli di, 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 di come le, le diverse sinapsi funzionano, fino a che punto possono configurare quelle proprietà a livello superiore Dell'organizzazione e il successivo livello dell'organizzazione, fino a che punto, appunto, può essere penetrato e che, appunto, fino a che punto può collaborare nel configurare i livelli dell'organizzazione. Poi, altra domanda molto importante, di cui parleremo dopo, è come viaggiano le informazioni nel cervello. Questa è un'altra domanda molto importante. Certe volte le informazioni rimangono a livelli locali in una certa regione cerebrale, ne avete sentito parlare di questo anche ieri, altre volte invece le informazioni viaggiano in tutto il cervello. E, e poi, eh, poi l'ultima parte è questa, l'ultima domanda. In che modo lo stato cerebrale modifica il modo in cui viaggiano le informazioni? Allora, tutte queste domande noi le abbiamo studiate utilizzando dei piccoli circuiti, ma ovviamente sono anche molto rilevanti per comprendere altri tipi di cervelli, i cervelli più grandi come quelli degli esseri umani. Bene, i primi connettomi, o possiamo chiamarli schemi di cablaggio, sono arrivati nel, negli anni Ottanta. Questi connettomi, appunto, sono questi schemi di cablaggio, come li potremmo definire, che ci dicono quali sono le vie potenziali attraverso le quali i neuroni sono collegati. Quindi ci spiegano un po', ci fanno vedere chi parla a chi nel cervello. Ora, quando noi praticamente eh, abbiamo avuto i questi diagrammi per la prima volta, tante persone sono rimaste un po' deluse perché pensavano che Uh, appena, um, appena avevano que queste uh, uh, appena uno potesse entrare in possesso di questi diagrammi uno avrebbe capito come funzionava il cervello come funzionava questi circuiti invece dopo che abbiamo avuto questi connettomi finalmente abbiamo compreso che questi connettomi in, re in realtà eh, fossero assolutamente necessari ma solo un primo passo per comprendere come passare da uno schema di caplaggio a un una dinamica cerebrale. E quindi è molto importante ricordare quelle lezioni che noi abbiamo imparato ormai 40 anni fa, lezioni che abbiamo imparato sui piccoli circuiti, perché oggi eh, la Brain Initiative, come pure altre iniziative in tutto il mondo, stanno cercando di fare grandissimi sforzi per avere dei connettomi molto complessi, molto dettagliati, sia per i ratti che per eh, i cervelli umani, che sono essenziali per capire come funzionano le complesse dinamiche del cervello e qui si include anche la coscienza e anche come funzionano i processi, i meccanismi. Ancora una volta il connettoma è comunque assolutamente ribadisco essenziale ma insufficiente per comprendere eh, appunto eh, come eh, il quadro dinamico partendo da una raffigurazione ehm, statica, partendo anche dal livello dell'elettromicroscopio e questo ci dà un'idea un po' di quello che sta succedendo. Quindi la sfida è quella di capire da dove arriva, da dove proviene la dinamica, ma appunto bisogna ancora capire bene e appieno diciamo, quella che è la dinamica dei circuiti. Bene, quindi facciamo un passo indietro e guardiamo i neuroni singoli, perché per me sono ovviamente molto importanti. Ora tutti i neuroni nel vostro cervello hanno determinate proprietà. Sono tutti le une diverse dalle altre, ma hanno però eh, delle proprietà appunto diverse che o sia alcune diverse e alcune invece sono simili. Una di queste proprietà, per esempio, è quella che vediamo illustrata qui. Questi sono dati che provengono eh, da da dei, delle misurazioni su organismi unicellulari, sono misurazioni quindi che dei, dei, dei livelli dell'MRNA per i canali ionici e questi esperimenti, questi sono diciamo, esperimenti su neuroni individuali che sono stati senzionati da un ganglio, questo in un granchio e poi eh, sono stati fatti dieci, circa 10 esperimenti, anche di più come vedete qui, eh, vedete sulla linea X, vedete i nomi di tanti dei... dei, dei di tanti diversi canali ionici o geni che li esprimono. Qui abbiamo ne abbiamo elencato una ventina di questi. Perché vi mostro questi? Perché vorrei sollevare il punto che tutti i neuroni che noi conosciamo ha tanti tipi diversi di catene di canali ionici. E uno dei grossi punti di domanda per il futuro è il tipo, la tipologia di complessità che possiamo vedere a livello molecolare e come questa poi si traduce in diversità a livello elettrofisiologico, a livello proprio dell'attività del cellulare e che ruolo può svolgere questa complessità per comprendere appieno come funzionano i circuiti e come funzionano anche i cervelli interi. Ora io vorrei sollevare un altro punto riguardo a questa slide. Come potete vedere vedete questa dispersione nei valori, questi sono valori singoli eh, nei nostri dati, anche nei dati di altri. Quando uno va a misurare un qualsiasi parametro che uno può affidabilmente misurare ripetutamente in esempi multipli su individui multipli, ecco che vede una variabilità che va dalle 2 alle 6 volte per quanto riguarda questi valori, possono variare in questo range da 2 a 6 volte. Cosa ci dice allora? Che questi parametri che vengono usare per governare per esempio l'attività dei neuroni singoli o come questi sono connessi in maniera sinaptica, sinaptica varia proprio in questo range, quindi dai 2 ai 6. Range molto interessante perché ci dice che grado di libertà c'è per esempio o che variabilità c'è, che è assolutamente in linea con quelle che è l'attività biologica. Bene, noi spesso cosa facciamo? Creiamo dei modelli computazionali. Porpo per descrivere il comportamento dei neuroni. Adesso ve ne mostrerò alcuni. Vediamo, questa è un'immagine di alcuni di questi modelli e io li userò per ricordarvi. Che i neuroni, come ho detto, hanno tanti diversi canali ionici, quindi mostriamo solo 8 dei 22 o 25 che tante cellule possono avere. Comunamente, però, c'è una corrente in ingresso che entra all'interno della cellula e questo è molto importante per quanto riguarda la depolarizzazione dei potenziali. Eh, poi ci sono più canali del calcio, eh, questi consentono al calcio di entrare nella cellula, ovviamente, questo è molto importante per il signaling nei nostri noi abbiamo incluso anche una corrente che si chiama H, che è un I, IH, scusate, un'iperpolarizzazione e penso che Mavi ieri ne abbia parlato, ieri, penso che abbia lavorato anche lei su questa e poi qui vediamo anche tre diversi canali del potassio Ce eh, che sono diversi l'uno dall'altro dal punto di vista proprio del loro voltaggio, della loro dipendenza da voltaggio e dipendenza dal tempo quindi le sfide quando noi vogliamo misurare le proprietà di una cellula di una cellula individuale è questa noi dobbiamo misurare prima di tutto o, ogni, ognuno di questi e altri canali ionici e misuriamo anche il modo in cui eh, co, come l'apertura o la chiusura di questi canali dipende dal vantaggio o dal tempo poi si rimette tutto insieme ed ecco che abbiamo qualcosa che va a riflettere la dinamica dell'attività cellulare stessa Bene, qui vi volevo mostrare questa cosa per praticamente parlarvi di uno dei principi fondamentali di cui si è anche accennato prima, e cioè. Che diciamo la componente dei circuiti funzionali non sono statici, ma continuano a cambiare rapidamente durante l'arco di vita di un neurone. Tutti vivrete cent'anni, quindi quasi tutti i neuroni avranno vissuto per cent'anni se voi vivrete per cent'anni, perché loro sono nati presto nel vostro sviluppo e rimarranno lì nel vostro cervello per tutto quell'arco temporale. Tuttavia, però invece i recettori che sono molto importanti per la trasmissione sinaptica e i canali ionici che sono importanti, in invece per il signo, continuano a cambiare nella membrana e in settimane, ore, giorni. E che cosa ci dice allora questo? Ci dice che se tutti i sistemi nervosi, soprattutto i sistemi nervosi degli animali, come gli, quelli degli esseri umani che vivono a lungo, hanno la sfida di chiedere come viene mantenuta la funzione di, di un sistema nervoso se il sistema nervoso continua a ricostruirsi. Com'è possibile? Questo ci dice, e questo magari lo ripeterò anche più volte: questo ci dice che il, il cervello ha la sfida di continuare a sostituire tutte le componenti che sono importanti per il Signaling neuronale mentre intanto sta lavorando. E nessun ingegnere vorrebbe mai voler, vorrebbe mai riparare qualcosa di rotto mentre questo viene utilizzato, mentre funziona. Nessuno vuole riparare naturalmente eh, per esempio un, un aereo, un 747 mentre è in volo, ma questo è esattamente quello che invece il cervello fa, mentre funziona, mentre lavora, lo fa. E quindi ci devono essere dei meccanismi incredibili, bellissimi, che consentono al sistema di continuare diciamo a ricostruirsi allora noi come pure tante altre persone abbiamo studiato i modelli omeostatici e i meccanismi omeostatici e questi ve li mostrerò a breve, noi diciamo che i neuroni cosa fanno? Fanno un self-tuning della loro conduttanza, cioè, quindi del numero dei loro, dei loro canali ionici per mantenere un certo pattern di attività target e questi modelli dicono che è l'attività dei neuroni che è la variabile controllata non il numero di ogni tipo di canale ionico e questo è importante perché ci dice che ogni neurone probabilmente ha dei che lo consentono di monitorare la propria attività e poi di usarla attraverso un meccanismo di feedback per autoricrearsi. Quando si ricrea non è che si ricrea in maniera identica sempre, ma cosa fa? Va in giro un po' eh, seguendo questi pattern di attività desiderati. Adesso vi voglio mostrare una slide che proprio mostra che questi meccanismi possono essere operativi. Questo è un esempio di quello che noi chiamiamo un neurone in bursting si depolarizza, fa un firing, vedete qui dei potenziali dopodiché smette e poi altri potenziali e questo è diciamo un pattern desiderato di attività in tanti casi. Poi l'abbiamo depolarizzato, facciamo un knockout praticamente rispetto al suo stato ed è solo col tempo che il neurone ricostruisce se stesso per tornare al proprio stadio di attività. E il modo in cui secondo noi questo funziona è che i neuroni vanno a monitorare la propria attività utilizzando un monitor. Come per esempio una concentrazione di calcio intracellulare, hanno un'attività target e in risposta ad essere lontani da questo target, cosa fanno? Loro creano la delezione dei canali ionici nel cervello per riportarsi allo stadio di attività. Ora bisogna notare che questa attività che viene recuperata è simile a all'altra anche se la depolarizzazione o la perturbazione di depolarizzazione è ancora presente e quindi questa è una risposta omeostatica che permette alla cellula di preservare la propria attività eh, nonostante appunto la perturbazione. Stessi ruoli possono diventare importanti anche per comprendere lo sviluppo eh, oppure l'autoassemblaggio, questo per esempio è una vecchia slide, qui abbiamo due diciamo, modelli di neurona, sono entrambi silenti e poi man mano che loro percepiscono il fatto che non c'è l'attività target, cosa fanno? Si costruiscono e diventano di nuovo dei bursters e questi sono i valori da cui sono partiti e che poi nel tempo la conduttata cambia e questo è il modello 1, 2, ecco notate che cambiano praticamente tutti, la conduttanza cambia tu, tutta ma l'attività a questo punto punto ha raggiunto un livello target preferenziale, quindi questo mostra che ci si può, diciamo, autoassemblare dall'inattività ad un pattern invece di attività. Ora, per ripetere quello che ho appena detto, i cervelli non è che sono statici, continuano a ricostruirsi, continuano a sostituire ogni componente e questo solleva un punto di domanda, cioè eh, la, la funzionalità cerebrale, la memoria, il senso di sé, come può rimanere costante quando diciamo tutte le componenti cerebrali sono in un costante stato di flusso. Questo è uno dei problemi più profondi, più difficili della neuroscienza. Comprendere le regole attraverso le quali queste sostituzioni vengono fatte e poi come arrivare a una stabilità della funzionalità, nonostante la necessità di sostituire tutti i componenti. Bene, adesso passo dai neuroni singoli ai piccoli circuiti, eh, questo per mostrarvi anche un'altra serie di osservazioni. E questo mi riporta appunto alla domanda sulla in sulla variabilità individuale. Allora Prince e Natta hanno visto questo modello di questo circuito che poteva essere simile a uno dei circuiti che noi studiamo, che cosa ha fatto? Questa studiosa, lei ha scelto 5-6 cellule di ogni tipo cellulare eh, e poi per ogni connessione sinaptica e questo ha creato questo connettoma dopodiché ha simulato tutti i diversi tipi di eh, possibili valore e 20 milioni di eh, reti di modelli e poi ha scelto quelle che avevano l'attività la, diciamo, preferita ecco, e di questi lei ha trovato 2,4 di questi che avevano un pattern di attività preferita che combaciava con il pattern di attività nei, nei, nei tracciati biologici. Ma diciamo, questo non era quello che vi voleva proprio mostrare, era, è più questo quello che vi voglio far vedere. Allora, diciamo, esistono due reti modelle, producono comportamenti simili. Questi sono comportamenti neurali, la persona qui per esempio sta camminando e uno potrebbe dire: ecco, tutti due questi due persone, questi due esempi sono persone che camminano normalmente. Quando guardiamo i parametri però sottostanti, che sono subentrati per creare il, il Model Network 1 e il Model Network 2, rendiamo conto che i parametri sottostanti sono in realtà completamente diversi quindi questo parametro particolare che è la corrente h in uno dei neuroni è molto grande qui piccolo qua invece la sinapsi da py a lp è grande qui e piccola là. e potete vedere che questa serie di parametri questa serie di parametri è effettivamente completamente diversa ma il comportamento del circuito è praticamente identico invece e quindi quando uno osserva una cosa di questo tipo può trarre due conclusioni. La prima è che uno può dire: ah, Adesso finalmente capisco perché possiamo avere due gatti o due esseri umani che camminano giù per una strada con una variabilità sottostante enorme e anche valori dei parametri eh, appunto variabili, ma con dei comportamenti però che sembrano. Uguali, uguali, camminano entrambi. Solleva anche un'altra domanda questo. Solleva anche un'altra conclusione, cioè ci dice che questi parametri, questa serie di parametri probabilmente andrebbero a far sì che questo animale risponda in maniera, assolutamente, in maniera assolutamente diversa alla perturbazione e potrebbero avere una resilienza allo stress completamente diversa. Ed è questa l'informazione importante da tenere presenti che può dare appunto una risposta. Quindi, quando noi abbiamo ricevuto questi dati volevamo chiedere quanto variabili fossero i parametri nelle reti biologiche. Che reali e qui vi ho mostrato che la risposta è da 2 a 6 di variabilità e poi ho chiesto eh, le perturbazioni possono rivelare delle differenze tra animale e animale criptiche eh, dal punto di vista degli esseri umani per esempio possono esservi delle differenze da umano a umano criptiche che si rivelano si manifestano sol solo in perturbazioni ambientali o sotto stress e poi anche con quanta affidabilità gli animali con variabilità intrinseca possono rispondere alle perturbazioni. E poi un'altra domanda che non, per la quale non abbiamo una risposta, ma che in realtà è assolutamente cruciale per poter comprendere gli esseri umani o dei parametri appunto sono, eh, se alcuni serie di parametri sono associati a una resilienza ma maggiore. Per esempio, perché certi sono esposti al Covid e non si ammalano e altri sì. Bene, per rispondere a questa domanda sulla res resilienza e sulla risposta allo stress, quello che abbiamo voluto fare è di osservare uno stress eh, sugli animali sui quali noi lavoriamo. E lo stress è la temperatura. Loro vivono negli oceani, quindi di solito eh, loro vanno dai, dai, dai 2 ai 25 gradi centigradi solitamente. E quindi vediamo dei tracciati di questo ritmo. Ritmo. Questo è il connettoma che vediamo qui sotto e poi vediamo le, i tracciati intracellulari del potenziale d'azione di ognuno dei tre neuroni. E vedete 7, 11 e di, a 7 gradi, 11 gradi e 19 gradi. I pattern sono uguali, ma la frequenza, come vedete, cambia. Ed è quello che ci potremmo aspettare: questo cambiamento. Quindi i pattern è ben, ben mantenuto, però. E questo vale per le temperature alle quali i, questi animali sono abituati. Tutti gli animali, anche se hanno quella variabilità dal 2 al 6 nelle loro strutture sottostanti, tutti rispondono in questo range di temperature in maniera assolutamente normale. Quindi uno non saprebbe mai che ci sono delle differenze, perché queste sono le temperature a cui sono abituati. Ma se li si stressa di più, se si va dai 23 gradi ai 31, ecco che si inizia a vedere i blocchi, i crash, perdita di attività e poi c'è il recupero. Ancora più interessante di questo è la seguente cosa. Se guardiamo la temperatura tra il crash totale e l'attività normale, vediamo eh, che appunto la situazione cambia. Notate che i pattern che otteniamo sono completamente diversi e di conseguenza la nostra interpretazione di tutto ciò è che lo stress rivela gli effetti di queste differenze criptiche o sottostanti dei parametri che non sono visibili fino a quando non viene sottoposto a stress il sistema. Quindi per riassumere possiamo dire che a basse temperature tutte le reti si comportano correttamente, mostrano cambiamenti coerenti nella frequenza e nella compensazione della temperatura, però, e questo è estremamente importante se pensiamo all'uomo, ogni animale si sottopone a crash con dinamica individuale, così come previsto dalle differenze dei parametri sottostanti. Ovviamente ci possono essere classi di crash che vengono mostrate da tanti animali, ma fondamentalmente ci aspettiamo che ogni singolo uomo e ogni singolo animale sia diverso. E quindi se abbiamo una range di comportamento, vedremo che tutti mostrano diversi tipi di crash rispetto a diverse perturbazioni. Quindi qui, eh, ripeto semplicemente quello che vi ho appena mostrato, gli individui con una performance del circuito simile, con meccanismi del circuito molto simili in uno stato di controllo, possono mostrare dei meccanismi di crash completamente diversi. E questa è una cosa che ci può far pensare alle patologie, perché dipendentemente da quali sono le condizioni di partenza, potremmo aspettarci o meno... Che la farmacologia o altre sostanze terapeutiche possano essere utilizzate in modo diverso su diversi individui, dipendentemente da quali sono i meccanismi sottostanti di questi crash. Ecco perché è così difficile arrivare ad una terapia corretta eh, di carattere individuale, per esempio, per il paziente schizofrenico. Bene, quindi. La resilienza differenziale nella popolazione è una caratteristica necessaria che viene da un cambiamento strutturale inerente o soluzioni multiple. E penso che sia molto importante ricordare questa cosa. E alcuni meccanismi per la resilienza eh, differenziale sono automatici e altri invece dipenderanno da meccanismi di omeostasi eh, e eh, dalladattamento comportamentale o dall'apprendimento. adesso volevo mostrarvi un'altra serie di punti che hanno a che vedere con quelli che io chiamo pathway paralleli e la neuromodulazione nei connettomi. E per farlo voglio mostrarvi adesso una serie di registrazioni più complesse. Queste sono molto simili a quelle che avete visto ieri, effettivamente, da cervelli complessi. Queste sono registrazioni che vengono da un... Granchio, ma che comunque mostrano dinamiche estremamente complesse e soprattutto vedete c'è un ritmo veloce che vedete qui in alto e un, un ritmo lento che vediamo qui in basso ma la cosa in assoluto più interessante è che qui Abbiamo un firing durante il ritmo veloce, ma un firing anche nel momento in cui il ritmo si rallenta. Questi sono neuroni che fanno parte di due circuiti diversi e che possono passare da un circuito all'altro. E vi ho voluto mostrare questi dati semplicemente per sottolineare un punto, vale a dire una delle cose che fanno i cervelli è combinare i neuroni in set diversi, in circostanze diverse, eh, attraverso una neuromodulazione per reagire in modo diverso alle perturbazioni. Ora, questo è l'intero connettoma eh, che abbiamo studiato e potete vedere che ha, è complicato naturalmente. Ci sono soltanto 26 cellule in questo granchio, e ciò nonostante vedete abbiamo un sistema estremamente complesso. Eh, diventa difficile prevedere che cosa farà questo connettoma. È impossibile saperlo se ve lo chiedessi non sapreste dare una risposta. In questo caso questi, sim questi simboli sono sinassi elettriche, sono accoppiamenti eh, elettrici e poi ci sono anche invece degli inibitori. Non abbiamo parlato molto dell'inibizione, ma in questa rete. L'inibizione viene dalla tempistica. La cosa importante, comunque, il motivo per cui vi voglio mostrare questo connettoma è che qui vedete al centro del connettoma ci sono i percorsi di cui parlavo precedentemente. Qui c'è un modulo, un piccolo circuito che ha a che vedere con l'inibizione. Questi eh, hanno un firing alternato, fuori fase uno rispetto all'altro, quando uno è acceso, l'altro è spento e viceversa. Però, questo neurone inibisce quest'altro neurone IC in modo monosinattico. Vedete c'è un'accensione. Eh, monodirezionale ma anche quest'altro, questo LP e questo vi indivisce quest'altro in modo indiretto e questi sono i percorsi paralleli, cioè ci sono due modi perché le informazioni viaggiano viaggino dal neurone 1 al neurone 2, direttamente o anche indirettamente, allo stesso modo vedete nell'interneurone 1 nell R1 abbiamo questa eh, connessione eh, ma abbiamo anche una connessione polisinaptica eh, che si muove in questa direzione, in questo percorso qui quindi, in questo circuito a cinque cellule vedete già diversi percorsi paralleli. E i percorsi paralleli fanno parte di tutte le regioni cerebrali. E ci permettono di capire in che modo le informazioni si muovono all'interno del cervello. Perché, naturalmente, vogliamo cercare di capire in che modo le informazioni si muovono in questa direzione, quante vengono da questa e fino a che punto questo cambiamento del circuito può provocare delle variazioni. E qui voglio mostrarvi un modello di Gabriel Gurr che eh, ha deciso di eh, creare un modello di questo circuito. Quindi abbiamo un'oscillazione veloce qui, una lenta qui. E ogni neurone adesso viene modellizzato con oscillazione. Ce ne sono due veloci, uno intermedio e due lenti, vedete, di oscillazioni. Quando creiamo questa inibizione reciproca, F1 e F2 danno un firing in alternanza, come ho detto precedentemente qui, e quando invece vediamo questo accoppiamento, vediamo questo tipo di onda. Bene. Ora, le cinque cellule, e quindi l'intero circuito operano in questo modo e adesso voglio dedicare un pochettino di tempo a mostrarvi come si è cercato di visualizzare cosa fa la rete. Quindi una delle sfide che abbiamo quando parliamo di piccoli circuiti o di grandi circuiti comunque, quindi anche dei cervelli umani, è capire come visualizzare un'attività in modo tale che il nostro cervello umano possa capire effettivamente che cosa sta succedendo. Quindi la visualizzazione, gli strumenti di visualizzazione sono migliorati tantissimo e qui vediamo una serie di cerchi e di quadrati dove F1 è il cerchio esterno, l'F2 è il secondo, poi abbiamo il riquadro che è HN, la frequenza delle cellule S1 e S2. Eh, quindi questa intera immagine ci dice qual è la frequenza di ogni neurone presente all'interno di questo piccolo circuito. E a questo punto questa ricercatrice parla della forza della sinapsi, eh, la conduttanza, quindi GL. Eh, G-Sync A e vedete anche le sinapsi elettriche GL. Quindi, una, un insieme di parametri ci dà questo set. Quindi qui abbiamo un firing lento, poi ci sono due neuroni che danno un firing in, in alternanza, poi qui abbiamo ancora un neurone lento e qui ancora una volta uno lento. E in questa serie di parametri diversi vedete tutti e cinque i neuroni hanno una frequenza diversa. E questo ci permette di vedere immediatamente che cosa sta succedendo e quali sono le diverse frequenze. E adesso se facciamo come fanno quelli che si occupano di modelli nel tentativo di capire qual è il comportamento di un parametro, eh, possiamo creare un tracciato sull'asse delle ascisse, abbiamo la conduttanza e, e la conduttanza della, sin, della sinapsi elettrica e poi c'è una mappa dell'attività del cervello, quindi questa regione che vediamo qui per esempio in alto, ha uno dei neuroni che, si muove, che, che fa un firing veloce e l'altro un firing lento, Questu, questa regione qui uh, vede neurone che si muove in firing veloce e un altro lento e in quest'altra regione vediamo la stessa frequenza e vedete quali sono i confini tra le diverse regioni, passiamo da questi cambiamenti qualitativi in modo attivo nel cervello e questo tipo di cambiamento qualitativo nello stato cerebrale sta proprio al centro del modo in cui riusciamo a capire come il cervello umano faccia così tante cose, perché capire che cosa modifica la condizione del cervello, cioè che questo circuito prova, questo, porta a questo tipo di comportamento o a quest'altro tipo di comportamento, sta proprio alla base della nostra capacità di capire perché i cervelli fanno quello che fanno quando lo fanno. Per mostrarvi un altro paio di diapositive a questo proposito, se arriviamo nel neuromodulatore, qualcosa che aumenta la forza di questa sinapsi, vedete, può iniziare qui, in questo stato cerebrale, e vi porta da questa regione a quest'altra regione, dove abbiamo due transizioni all'interno della rete, da questo pattern attivo a quest'altro pattern attivo. E questa è una cosa molto profonda. D'altro canto, se vogliamo iniziare qui, in un altro stato, allora abbiamo un modulatore molto più elevato che mostra un cambiamento molto più elevato all'interno di questo parametro, ma ciò nonostante non stiamo modificando la qualità di comportamento di questo circuito, ma piuttosto manteniamo quell'attività anche se abbiamo molto più modulatore presente. E questo è un modo interessante di vedere quello che noi chiamiamo attività cerebrale dipendente dallo stato. Cioè, l'azione di questo modulatore può avere un effetto completamente diverso dipendentemente dallo stato di partenza della rete. E qui eh, non abbiamo cambiamento qualitativo, mentre qui abbiamo un cambiamento qualitativo davvero significativo. E questo ci permette di capire qual era lo stato iniziale, dove c'era molto meno azione in questo caso e molto più in quest'altro. Ho altre due diapositive da mostrarvi, eh, provenienti sempre dallo stesso lavoro, che ci riportano a questo concetto di percorsi paralleli. Allora. Qui abbiamo questo circuito a cinque cellule e nostrate, notate che l'HN è lento così come quest'altro e qui abbiamo modificato il contatto tra questa sinapsi e vedete che adesso abbiamo invece un firing più veloce dello stesso neurone poi abbiamo una perturbazione diversa qui la forza di questa sinapsi cambia questa sinapsi elettrica e vedete possiamo modificare ancora una volta e andare ancora più velocemente e ancora qui un'altra perturbazione e vediamo ancora una volta che i grafici cambiano quindi questo è un circuito di sole cinque cellule, eh, quindi una parte minima del cervello. Ci sono tre meccanismi completamente diversi che fanno partire ciò che sembra lo stesso cambiamento nella coordinazione neuronale. E questa è una cosa estremamente importante perché eh, questi percorsi paralleli, che sono ovunque presenti nel cervello, vengono sottoposti a firing, ma non c'è un unico meccanismo che ci permette di controllare che cosa sta facendo questo neurone, ma ce ne sono piuttosto tre e sono tre meccanismi completamente diversi l'uno dall'altro che possono portare a dei cambiamenti comportamentali, anche se la cosa apparirebbe uguale. E questo è estremamente importante e molto probabilmente tutto questo è ciò che ha luogo nel nostro cervello magari non, in, non come in questo esempio, ma in modo simile. Adesso vorrei concludere con quest'ultima diapositiva che ci riporta alla questione eh, sollevata ieri. Jean-Pierre ne ha parlato ieri, e cioè se la neuromodulazione rimane a livello locale oppure modifica le attività di tutti i circuiti cerebrali. Lo vediamo qui. Qui abbiamo modulato uh, le caratteristiche di questo neurone, vedete che le, 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 le onde cambiano e poi ancora una volta si modifica questo neurone è HN e si modificano i parametri e cambiando il comportamento di questo neurone il circuito praticamente non varia. Il neurone cambia o comunque la modulazione cambia ma tutto il resto rimane invariato. Ciò nonostante iniziamo adesso con una condizione iniziale diversa, con un set di parametri diversi e a questo punto cambia eh, il comportamento del neurone centrale che cambia completamente il comportamento dell'intero circuito. Quindi qui il neurone centrale non è più uh, silente. E vedete poi i diversi colori e le diverse forme d'onda che cambiano completamente. In questo caso la modulazione di un unico neurone si è spostata e ha influenzato l'intera rete, quindi tutti gli altri neuroni. In questo caso la modulazione di un neurone invece è rimasta a livello locale e quindi questo diventa un concetto estremamente importante per cominciare a pensare al locale rispetto al globale quando parliamo della modulazione nei cervelli più grandi come quello dell'uomo. Uomo. Quindi ritorniamo proprio all'inizio. I livelli di organizzazione. Abbiamo i neuroni, abbiamo le sinapsi, abbiamo i moduli e i circuiti, abbiamo i grandi circuiti che interagiscono e l'intera funzione cerebrale. A questo punto dobbiamo cercare di chiederci continuativamente fino a che punto le proprietà ad ogni livello di organizzazione possono percolare ad un livello superiore di organizzazione. E per me. Una delle questioni ancora assolutamente aperte è, in altre parole, questi circuiti formano dei neuroni molto resilienti, più resilienti di quelli formati dai neuroni meno resilienti, oppure la resilienza ad ogni livello di organizzazione deriva da regole o da interazioni che avvengono a quel livello. Questo dobbiamo chiederci. Sappiamo che tutti i singoli cervelli sono diversi e sono resilienti in modo diverso alle diverse sfide quanto sono diversi i connettoni e che connettomi e che influenza possono avere quindi sul funzionamento del nostro cervello e con questo concluso vi ringrazio. Grazie infinite Yves per la tua presentazione, penso davvero che sia stata apprezzata da tutti quelli che ti hanno ascoltata. Bene a questo punto ho il piacere di presentarvi il secondo oratore della serata, il secondo oratore è un neuroscienziato di grande fama, Antonio D'Amasio. E Antonio D'Amasio è un neurologo e neuroscienziato portoghese-americano nato a Lisbona, e poi è stato titolare della cattedra di neurologia all'Università dell'Iowa per vent'anni e mi ricordo benissimo tutti i lavori, tutti i paper che sono usciti, eh, grazie a Luthi. E Veramente sono stati molto interessanti anche per me da seguire. Attualmente è titolare della cattedra di neuroscienze David Dornseif ed è anche professore di psicologia, filosofia e neurologia alla University of Southern California a Los Angeles e professore aggiunto al Salk Institute alla Jolla. Il professore dirige il Brain and Creativity Institute è membro dell'Accademia Americana delle Arti e delle Scienze, dell'Accademia Nazionale di Medicina, dell'Accademia Europea delle Scienze e delle Arti ha ricevuto anche diversi riconoscimenti tra cui il Grave Mayor Award, il Prince of Asturias Award in scienze e tecnologia e anche la medaglia Beaumont dell'American Medical Association, come pure anche la laurea ad honorem dalla Sorbona che è condivisa con la moglie Hanna Damasio. Anche lei è una neuroscienziata molto famosa. Ha anche ricevuto eh, numerosi dottorati di ricerca da diverse università. I suoi principali campi di ricerca sono la neurologia comportamentale, la neurobiologia, le neuroscienze sistemiche e cognitive, in particolare per quanto riguarda i sistemi neurali che sono alla base delle emozioni, dei processi decisionali, della memoria, del linguaggio, della coscienza. Come clinico ha studiato e trattato i disturbi del comportamento e della cognizione e i disturbi del movimento. E tra l'altro è autore di centinaia di articoli scientifici e anche di diversi libri. Libri. Il professore è stato nominato dall'Istituto per l'informazione scientifica come uno dei ricercatori più citati dell'ultimo decennio ed è stato elencato come uno dei 50 pensatori più importanti delle sc nelle scienze umane degli ultimi due secoli e ci credo davvero. Vorrei qui solo brevemente elencare alcuni dei suoi libri più influenti. Naturalmente voi eh, studenti assolutamente considerate questi libri, considerate di leggerli per, per, appunto, per riflettere, per esempio l'errore di Cartesio, l'emozione, la ragione e il cervello umano che ha vinto diversi premi. Poi il libro che si intitola The Feeling of What Happens Body and Emotion in the Making of Consciousness che è stato tradotto in più di 30 lingue. Alla ricerca di Spinoza un altro, eh, dove Damasio suggerisce che Spinoza fosse praticamente un protobiologo. Per le sue opinioni sul problema mente-corpo e infine anche il suo ultimo libro, Self Comes to Mind, il se viene alla mente. Diciamo, costruire il cervello cosciente, dove lui illustra eh, proprio le chiavi della mente eh, cosciente. Ne sentiremo parlare proprio di questo nella sua presentazione questa sera. Voglio qui ricordare che lui dice. Mh, di scrivere nella convinzione che la conoscenza scientifica possa essere un pilastro per aiutare gli esseri umani a resistere e a prevalere. Antonio mi fa molto piacere vederti qui, anche se a distanza, averti qui con noi, il titolo eh, appunto è Sulla biologia del senso e, della, e delle sensazioni e della coscienza. Grazie, eh, grazie Daniele, è un vero piacere essere qui con voi oggi e voglio dire in italiano buonasera a tutti e buona salute a tutti, che penso sia qualcosa di molto importante in questo momento. Bene, io voglio ringraziarti tantissimo per queste gentili parole di, di, di introduzione. È interessante come è stato messo insieme questo incontro. Perché appunto si passa da, una, da un livello di biologia, come il conettoma, di cui ha parlato appunto la professoressa che vi ha parlato prima di me, a un altro livello, eh, che è l'altra estremità, e cioè che cosa risulta, cosa viene fuori da tutta questa diciamo organizzazione incredibile. E questo include naturalmente la mente umana e anche fenomeni come la coscienza e come anche le sensazioni, i sentimenti. Vi voglio eh, avvisare che sono presentazioni brevi. Eh, io... mm. Parlo di qualcosa che solitamente, ovviamente, per le quali solitamente presenterei magari delle slide, magari solitamente mi ci vogliono due o tre lezioni per poterlo fare in forma concisa e quindi cercherò di essere comunque il più conciso possibile ma di toccare i punti più salienti e più importanti. Voglio iniziare sollevando due concetti, il concetto di sensazione e quello di coscienza. Solitamente sono presentati come due cose molto distanti. In automatico le persone dicono queste sono le sensazioni, ne hanno un'idea di che cos'è, anche senza diciamo un background scientifico, e poi le persone hanno anche un'idea di che cos'è, di cosa potrebbe essere la coscienza, ma ad un livello molto diverso. Quindi solitamente le due cose non vanno insieme, non vengono mai viste insieme. Invece io sono qui a dirvi che dovrebbero essere messe insieme, perché da un punto di vista fisiologico non si può comprendere una se non si comprende l'altra. Quindi questo è il mio primo punto. Il secondo punto è che sia le sensazioni che la coscienza sono correlate a qualcosa di molto profondo, di qualcosa che sta dietro a tante delle conversazioni di oggi, e cioè il processo appunto della regolazione e delle omeostasi. Qui stavamo sentendo proprio da Yves prima come a livello neurale noi dobbiamo costantemente adeguare i parametri in modo tale che la vita di quel neurone possa continuare e come una macchina molto complessa che include canali ionici, geni che controllano questi canali, ecco, vengono disposti, vengono organizzati perché questo ambiente possa preservare la cosa e possa appunto dare una contributanza possa far continuare l'attivazione la, di quel neurone, l'attività di quel neurone. Bene, la stessa cosa succede anche eh, a diciamo una creatura umana, quindi su scala maggiore. Qui non sto solo parlando del cervello umano, ma della persona umana in un corpo umano. Ecco, qui noi dobbiamo costantemente adattare i parametri eh, nella vita di questo organismo. I parametri vanno costantemente adattati. Possiamo pensare ai parametri su larga scala come per esempio quella della temperatura o piuttosto che il livello di ossigeno il livello di glucosio e poi anche tanti altri diciamo, parametri fisici o chimici che se non vengono preservate all'interno di certi range, di certe appunto quantità, possono portare a situazioni patologiche o addirittura alla morte. E le sensazioni e la coscienza sono molto correlate al controllo eh, di, di, di questi spazi, anzi direi addirittura che sono componenti chiave eh, della regolazione omeostatica in, nelle creature eh, complesse, magari non saranno molto importanti a livelli più bassi, ma sono Molto molto importanti invece quando si tratta di eh, diciamo sistemi multicellulari altamente complessi e individui come siamo noi, quindi non soltanto gli esseri umani, ma tante altre specie anche. Lì ovviamente la regolazione omeostatica è molto molto importante. Bene, parlando ancora di sensazione, di coscienza e di come io li vedo insieme. Eh, prima di passare ancora a questo voglio aprire una parentesi. Quando noi pensiamo alla coscienza, alla sensazione, quando noi pensiamo alla mente, molto spesso facciamo l'errore eh, di dire che tutte le creature viventi avranno tali questi fenomeni che avranno tutti dei sistemi nervosi come li abbiamo noi che anche loro godranno di questi sistemi e che dipenderanno anche loro eh, appunto da, di, di queste cose come le sensazioni o le coscienze per organizzare la loro omeo, omeostasi. Ora la prima cosa che voglio dire è che questo non è vero effettivamente quando uno va ad osservare la maggior parte delle creature viventi eh, sulla terra eh, e soprattutto quelle più vecchie, dal punto di, di vista evolutivo, ecco quello che noi troviamo troviamo anche, per esempio, batteri, piuttosto che i procarioti, abbiamo troviamo de, de, degli organismi che non hanno neanche il nucleo, per esempio, che, organismi, per esempio, unicellulari. Comunque anche quegli individui eh, attraversano eh, la vita. In maniera intelligente e vanno a regolare la loro vita, sono in grado di percepire o a identificare la presenza di altri organismi, sono in grado di farli, percepiscono la presenza, per esempio, di certe condizioni all'interno del loro ambiente e sono in grado di rispondere a queste in maniera adeguata. Tuttavia, queste creature ovviamente non hanno delle competenze specifiche, quindi non dipendono dalla mente, non dipendono dalla coscienza e non dipendono neanche dal sistema nervoso. E quindi è molto importante capire che 4 milioni di anni fa, per esempio, avevamo delle creature che stavano iniziando ad operare in questo modo, con delle organizzazioni fisiologiche complesse, per esempio avevano un'unica cellula, ma anche se erano così avevano già la vita. Avevano una data di nascita, arrivavano ad un punto in cui morivano, la loro vita veniva regolata lungo un certo arco temporale e veniva, ma e veniva mantenuta all'interno di certi parametri omeostatici. Potevano anche essere organizzati socialmente e rispondere anche socialmente al tipo di contesto, di ambiente nel quale vivevano. Per esempio, se era un ambiente eh, dove si trovavano tanti eh, nutrienti, eh, si potevano per esempio separare potevano vivere una vita più separata se invece l'ambiente era più minaccioso da certi punti di vista, quelle creature dovevano fare l'opposto, dovevano aggregarsi dovevano unirsi insieme come facciamo noi quando veniamo attaccati e quando dobbiamo difenderci da un amico e dobbiamo quindi eh, aggregarci, dobbiamo portare avanti un discorso di aggregazione quindi anche se è bellissimo parlare dei sistemi nervosi, è molto interessante ed è quello che io faccio proprio eh, proprio per, per la mia vita, anche se è bellissimo eh, parlare di queste funzioni complesse, molto interessanti, come le sensazioni, come la coscienza, come l'esistenza della mente. Anche se è bello, appunto dobbiamo comunque renderci conto che la maggior parte delle creature sulla Terra, creature che fanno parte del nostro microbioma e quindi che sono incluse eh, nel nostro contesto e che contribuiscono anche al nostro contesto, ecco che tutte queste creature non hanno, non, non si può, non hanno un, un sistema nervoso, non hanno queste funzioni complesse di cui noi parliamo oggi pur tuttavia sono vivi, stanno bene, e vanno avanti, e si nutrono e quindi um, ovviamente... Eh, non è che tutti dipendiamo dal sistema nervoso o da queste funzioni complesse che dipendono dal sistema nervoso, ma naturalmente questo è collegato anche ad altri fenomeni della vita e quello che può essere prodotto. E qui vorrei aggiungere anche quello che può anticipare, perché alla fine, eh, se abbiamo una visione più ampia, io penso che quello che noi abbiamo in mente e eh, che noi sentiamo... Come parte della nostra mente e della nostra coscienza, sono proiezioni anche di questa capacità di regolazione che ha esistito appunto per tutto questo tempo e anche negli ultimi 500 milioni di anni, in cui hanno iniziato ad esistere i sistemi nervosi degli organismi e anche quei 200 invece in cui si è creata una cosa appunto simile alla nostra mente attuale ha iniziato a crearsi e quindi da questo punto di vista eh, appunto dobbiamo vedere le cose con grande mode modestia perché sicuramente il compito di, di capire il cervello è un compito immane e quindi il compito di capire come questo poi può rientrare nel grande progetto della realtà della vita Bene, a questo punto vorrei passare a parlare eh, di sensazioni e di coscienza. La prima cosa che vi volevo dire è questa. Come vi dicevo, le due cose sono collegate attraverso il processo dell'omeostasi e quindi, eh, anche se questo non vale per tutti, non è che bisogna dividerli non si può dire che eh, questi possono esistere senza il sistema nervoso. Quindi quello che ci ha detto Ive è veramente molto importante perché ci dà proprio un'idea di quella che è la complessità enorme che abbiamo eh, a livello dei sistemi nervosi, anche quando stiamo parlando di creature molto piccole, comunque anche dei connettomi molto piccoli, comunque la complessità c'è appunto anche in piccoli neuroni, la complessità è enorme e nessuno riesce a capirla eh, completamente, quindi dobb dobbiamo pensare che quelle creature che non hanno quei sistemi nervosi eh, sono an hanno anche meno probabilità, possibilità di avere questa concezione della mente e della coscienza. Ecco, per quanto, perché questo? Perché quello di cui noi parliamo, quando parliamo della mente, di che cosa parliamo? Noi parliamo della capacità... di poter produrre una, una serie di rappresentazioni, di rappresentazioni importanti di immagini. Che cos'è questo? Questo richiede la capacità di poter prendere qualcosa, qualcosa o che sia nel mondo esterno o anche all'interno del nostro corpo, e creare una mappa di questa cosa. E per poter creare una mappa di questa cosa, cosa dobbiamo fare? Non è che noi, noi non potremmo farlo senza neuroni, eh, non solo i neuroni. Ma anche neuroni disposti in un certo modo e anche come è stato anche spiegato e dimostrato attraverso lo studio sulla corteccia frontale, per esempio, abbiamo bisogno di neuroni che siano distribuiti con dei pattern, degli schemi ben particolari che sono compatibili con questa mappatura per creare proprio un disegno, una rappresentazione di una cosa che c'è qui o qualcosa che tocchiamo, qualcosa che vediamo o qualcosa che il nostro sistema nervoso sta guardando. Sta vedendo all'interno del nostro organismo perché anche lì, anche lì, c'è la possibilità di creare, per esempio, un'immagine di quello che abbiamo dentro, mappando le strutture del nostro corpo interno, le viscere che abbiamo piuttosto che il cuore, i polmoni, possiamo anche lì creare delle rappresentazioni delle immagini delle strutture degli organi che noi abbiamo al nostro interno e quindi. Quindi l'idea che appunto senza il sistema nervoso non si possono produrre queste immagini è un'idea che può essere secondo me difesa dicendo la seguente cosa. Creature. Se è improbabile che creature con le complessità mostrate da Eve, se non è probabile che abbiano una coscienza o una mente, è ancora meno probabile che le creature che non hanno sistemi nervosi... Come gli eucariote possano creare questo tipo di attività così complesse come le sensazioni e la coscienza. Vorrei iniziare con ciò di cui voglio veramente parlare, cioè della fisiologia di base delle sensazioni. Che cosa sono le sensazioni? A differenza del termine coscienza, che crea tanta confusione. Tutti pensano di sapere che cosa sono le sensazioni. Non è vero, ma va bene comunque. Nella maggior parte dei casi la gente effettivamente confonde le sensazioni con un'altra nozione che è un, e, e fanno un errore. E chiedo a tutti voi nel pubblico di non fare mai questo errore. In altre parole, le sensazioni sono fenomeni che hanno luogo nelle nostre menti. Sono fenomeni soggettivi, sono interni, sono mentali e sono effettivamente espressioni mentali dello stato dei nostri organismi. Quindi quando uno dice sto bene, quello che descrive è una condizione mentale dove ha la sensazione che la fisiologia, cioè che la funzionalità del proprio organismo è abbastanza in armonia senza particolari stress, dove tutto si muove senza grosse difficoltà, con una quantità di energia ragionevole, senza nessuna lamentela a proposito del fatto che faccia troppo freddo, troppo caldo o qualsiasi altra cosa. Cioè ci si sente bene. Però sappiamo anche, soprattutto, in questo momento di pandemia sappiamo che cosa significa sentirsi male. Ci si sente male quando molti di questi parametri nell'organizzazione, nel flusso della vita, vengono sottoposti a stress e, in un certo senso, ci avvisano del fatto che non siamo più compatibili con una condizione di normalità nella vita e che le cose stanno andando quindi male in un modo molto rapido. E, tra l'altro. Bisogna avere il punto specifico in cui la fisiologia effettivamente non funziona più e a quel punto si può parlare di dolore. Avere per esempio un dolore localizzato in un organo, se uno ha un attacco cardiaco uno parla di un grosso dolore al torace oppure si rompe una gamba e parlerà di un forte dolore eh, alla gamba perché a quel punto c'è stato qualcosa che non è andato più bene nella fisiologia del corpo. Si possono anche avere altre condizioni soggettive come uno stato di felicità o uno di paura o uno stato di tristezza e lì siamo di fronte a qualcosa che non ha soltanto a che vedere con l'omeostasi del nostro organismo, ma con qualcosa che è stata sovraimposta all'omeostasi per il bene o per il male e questo è davvero il risultato di un'emozione. Quindi, per lasciarvi con una nozione di sensazione come qualcosa di tangibile e utile per oggi, cerchiamo di stabilire che le sensazioni hanno a che vedere con la mente, con le idee, con una espressione mentale eh, a proposito della condizione dell'organismo. Quindi, le sensazioni possono essere di due tipi: quelle omeostatiche. Sensazioni omeostatiche, quindi il dolore piuttosto che lo stare bene, lo stare male, una condizione di salute o di patologia. Oppure ci sono sensazioni come la paura, la felicità, la tristezza, la rabbia. E queste sensazioni omeostatiche sono comunque espressioni mentali, ma sono espressioni mentali dello stato dell'organismo dopo che è stato sottoposto ad un challenge da un particolare problema che si ritrova nell'ambiente o che si ritrova nella propria mente. Magari uno può essere minacciato o la propria vita potrebbe essere a rischio, e a questo punto si ha una reazione che viene ad organizzare una prima risposta, a dare un SOS dell'organismo rispetto a quella particolare minaccia, in modo tale che l'organismo possa reagire con una paura e a questo punto nell'organismo cambiano tutta una serie di cose, il cuore cambia, la pressione sanguigna cambia, la respirazione cambia, cambia il metabolismo che si preparerà. Improvvisamente a gestire un'emergenza che potrebbe farvi, per esempio, scappare altrove rispetto a dove vi trovate. Quindi, che si abbiano sensazioni omeostatiche o sensazioni di carattere emotivo, in entrambi i casi ci troviamo di fronte a qualcosa di mentale, a qualcosa che si trova all'interno della nostra mente e che esprime una varietà di sistemi fisiologici e che di per sé sono qualcosa che portano all'azione. Quindi quando uno ha paura, per esempio, si allontanerà cercherà di allontanarsi dalla cosa che gli fa paura e questo naturalmente porterà tutta una serie di cambiamenti nell'organismo cambia l'espressione del viso eh, cambia la posizione delle braccia per esempio insomma tutte queste cose sono risultato di azioni che vengono intraprese in modo molto rapido dal nostro organismo e dal nostro sistema nervoso centrale per consentirci di eh, gestire la propria vita per assicurarci anticipatamente di non essere portati in una situazione che ci porterà alla patologia dapprima e poi alla morte. Allo stesso modo abbiamo altre sensazioni, perché le sensazioni sono le sensazioni dell'azione e del risultato dell'azione. Queste sensazioni possono essere semplicemente il risultato dell'attività del nostro organismo che magari non è sottoposto a stress o non è neppure sottoposto a condizioni particolari e che semplicemente esprimono... Il movimento quotidiano del nostro metabolismo, della nostra capacità di gestire le sfide multiple che hanno luogo in un organismo complesso, multisistemico come il nostro. Quindi, distinzione tra sensazioni ed emozioni, e il fatto che le sensazioni sono cose diverse deve essere una cosa chiara. Poi volevo parlarvi di un altro paio di cose che sono importanti secondo me. Perché, ci dovremmo chiedere, perché le sensazioni sono così importanti? Chiaramente ci danno queste informazioni dirette a proposito delle condizioni del nostro organismo, ma perché questo è importante? Beh, è importante ovviamente perché una volta che uno sa che sta succedendo qualcosa, qualsiasi sia questa cosa, sarà possibile reagire per correggere eh, la situazione in qualsiasi condizione della no propria vita. Quindi questa capacità di informare, questa capacità di dare una classificazione, una prospettiva a proposito dello stato dell'organismo è un qualche cosa di estremamente importante per l'omeostasi e quindi per la sopravvivenza, assolutamente indispensabile, direi. Però pensate a questa cosa perché molto spesso non viene considerata nelle discussioni relative alle sensazioni. Il valore dipende dal fatto che tutto questo non è soltanto nella nostra mente, ma è nella nostra mente in un modo particolare, perché vi dite, vi dice senza che voi vi poniate alcuna domanda, questo ha a che vedere con me, ha a che vedere con questo organismo, ha a che vedere con me stesso in quell'organismo, quindi in quel corpo. Quindi una cosa che voglio ricordiate da questa mia presentazione, potete esserne d'accordo o meno, ma questo non è particolarmente importante, è che il merito delle sensazioni è il merito della coscienza, cioè il fatto che le sensazioni informano e che sono valide e importanti per noi perché sono in noi e nella nostra coscienza. E questo perché poi si parla della coscienza come qualcosa di incredibile, di non descrivibile o descrivibile in tanti modi diversi ma poco chiari che portano soltanto a confusione. Il merito della coscienza è quello di riferire ciò che sta nella propria mente a se stessi. In altre parole è quello di dichiarare direttamente che voi siete proprietari della vostra mente, siete i controllori della vostra mente e tutto quello che arriva eh, è ciò che in filosofia e in psicologia è l'io, è il sé e tutto quello è in effetti riducibile alla proprietà della mente che al di là di tutto è anche la proprietà del corpo, del corpo all'interno del quale c'è quella mente, grazie alle interazioni che esistono tra il corpo e il sistema nervoso. Quindi una cosa che voglio dire è che una soluzione al problema della coscienza deve necessariamente... Attraversare la soluzione del problema delle sensazioni perché effettivamente la coscienza inizia con le sensazioni e questo è il motivo per cui può avere luogo soltanto in, create, in creature che hanno un sistema nervoso piuttosto complesso, capaci di avere sensazioni e di creare delle immagini e delle mappe, che siano uditive, visive o quant'altro. E quindi alla fine la coscienza è uno stato mentale nel quale la proprietà dell'organismo è ovvia, dove è ovvia anche la proprietà della mente e quindi questo è il primo punto importante. Ora, quello che vorrei anche dire, naturalmente non entrando in dettaglio, è come tutto ciò sia possibile, come mai noi possiamo creare delle mappe del nostro organismo, e arrivare a qualcosa che è la nostra mente e ad una mente particolare che naturalmente sarà individuale e che è un'immagine interattiva del nostro organismo e che ci porta tutta una serie di sensazioni. Beh, qui vorrei passare alla fisiologia che sta alla base delle sensazioni perché quella fisiologia che sta alla base delle sensazioni è eh, sempre costante, è la fisiologia che starà alla base della coscienza, perché non è possibile avere una cosa senza l'altra, come abbiamo detto. E per questo devo fare riferimento ai modi in cui noi raccogliamo le informazioni nel nostro cervello, nei nostri organismi in generale, informazioni a proposito del mondo che sta all'interno di noi e all'esterno. La fisiologia del mondo esterno è quella che è stata capita prima, è abbastanza comprensibile questo, eh, sappiamo eh, grazie alla ricerca di molti eh, che si sono occupati di questi studi, in che modo, per esempio, funziona il sistema visivo per creare quelle mappe di cui ho parlato precedentemente, per creare quelle mappe e la base per le immagini. E naturalmente sono state condotte altre ricerche in parallelo rispetto invece al sistema uditivo, a quello tattile, eccetera eccetera. Ciò che è interessante a proposito di tutto ciò è che questa funzionalità che ci permette di percepire l'esterno si basa sul fatto che abbiamo gli occhi, la retina, degli organi sensoriali che ci permettono di creare delle mappe a livello cerebrale del mondo esterno. Quindi per esempio io guardo a destra, eh, sono a casa e vedo le montagne di Santa Monica, vedo che il cielo è bellissimo perché sono le 11 della mattina, eh, anche se per voi è sera, e c'è un cielo azzurro. Sono là, io sono qui e la mappa che sto creando è una mappa che si basa sulla costruzione di questo pattern e di questa immagine. Però il pattern e le immagini e la realtà che c'è là fuori sono mondi inseparabili. Le realtà sono là e il mio organismo e il mio sistema nervoso invece sono dentro di me. Ora, quando descrivo di non sentirmi bene o di essere felice o di avere un dolore, prendiamo il dolore. Quello che sto descrivendo in realtà è un qualche cosa che mi arriva attraverso l'interocezione e non conosciamo molto bene questo concetto in effetti. Per esempio sappiamo che eh, questo sistema è complesso eh, capirlo perché possiamo guardare prima all'esterno e poi all'interocezione. L'interocezione si basa praticamente sulla stessa struttura. Abbiamo un sistema nervoso che si trova ovunque all'interno dell'organismo e che ha delle sonde, sonde che sono le terminazioni dei nervi che sono presenti in tutto il nostro organismo. E attraverso queste terminazioni nervose che sono ovunque nel nostro corpo, noi raccogliamo... All'interno del sistema nervoso centrale, per esempio attraverso i gangli o attraverso i nuclei del tronco cerebrale, portiamo tutte queste informazioni nel tronco cerebrale e nel cervello, quindi all'interno della corteccia cerebrale in regioni specifiche come quella insolare, eccetera, eccetera, per raccogliere a livello corticale queste informazioni da tutto ciò che noi riceviamo all'interno del nostro organismo. Ora, la prima cosa che voglio sottolineare è questa, e questa è una cosa che probabilmente non avrete sentito perché tutti la ignorano, e cioè il rapporto tra il corpo e il sistema nervoso è completamente diverso dal rapporto che noi abbiamo nel sistema nervoso con il mondo che ci circonda. Il mondo circostante, per esempio, può arrivare direttamente nella mia retina ed essere mappato e non c'è niente che posso fare su questo, non è che posso, quando io guardo non so, il paesaggio fuori, non è che posso cambiarlo eh, in base alla mia volontà, posso immaginarlo magari diversamente, ma quella è una storia poi diversa. Per quanto riguarda invece il nostro mondo, la relazione è completamente diversa, il sistema nervoso è localizzato all'interno del mio organismo, si trova al di dentro quindi. E ovviamente lo è sempre stato, è una parte del nostro organismo e tuttavia, cosa fa? Va a mappare tutto quello che c'è intorno a questo organismo. Ma succede anche che il sistema nervoso abbia la possibilità di rispondere a tutti, praticamente tutto quello che si collega al sistema nervoso centrale può modulare e cambiare quello che viene percepito. Questo è possibile, ecco perché io penso che il dolore sia un buon esempio. Supponiamo adesso che voi abbiate una ferita, avete una ferita, state soffrendo molto per questa ferita, ancora prima che uno vi dia la cura per questo, che può essere un trattamento chirurgico piuttosto che un analgesico, il vostro sistema nervoso cosa fa? Andrà a mitigare il dolore e andrà a modificare la percezione che voi avete del vostro organismo. Perché? Perché lo può fare, perché è talmente interattivo e talmente interconnesso, interconnesso che può attraverso il percorso della mediatori chimici può arrivare a modificare quella che è la fisica della localizzazione da cui insorge il dolore, da cui proviene il dolore. E quindi questo è molto molto diverso naturalmente. Eh, se qualcuno vi vuole spiegare eh, questa cosa utilizzando la stessa linea di pensiero che avete per spiegare la vista o l'udito, ecco, è meglio dire no, eh, perché le circostanze sono completamente diverse. Eh, noi eh, ovviamente non abbiamo le informazioni dall'interno del nostro corpo, non possono essere uguali rispetto alle informazioni che invece abbiamo al di fuori del nostro corpo. Seconda cosa è questa, guardare cioè, i tipi di neuroni che effettivamente eh, fanno questo lavoro di introcezione, cioè che ci danno delle informazioni di quello che c'è all'interno del nostro corpo. E lì ci sono circostanze molto strane, che sono piuttosto atipiche che sono piuttosto statistiche rispetto alla funzione degli altri neuroni. La prima cosa è che la maggioranza di questi neuroni, prima di tutto, non hanno la mielina, eh, eh, quindi la mielina un po', fa un po' da isolamento e quindi senza uno va ad esporre gli assoni dei, dei neuroni all'ambiente a, a, diciamo, a, 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 chimico circostante. Questo non succede invece quando, per esempio, abbiamo un neurone che ha un assone che è, pie, è pienamente mielinizzato. Eh, ma tanta della nostra extraccezione invece dipende eh, da quelli che sono e neuroni altamente mielinizzati e praticamente tutta invece la nostra introcezione dipende da eh, neuroni molto più antichi da un punto di vista filogenetico che non hanno la mielina. Un, e questo è importante da considerare. Altra cosa che succede è che nell'organizzazione, per esempio, quando noi andiamo a vedere i gangli spinali, quindi i siti eh, dove c'è una, una serie di corpi cellul cellulari, di, di, di neuroni, che, e poi abbiamo questi assoni che si disperdono nelle varie. Le direzioni del corpo e anche nella direzione del sistema nervoso succede che questi magari non abbiano una barriera ematoencefalica. Quindi che cosa succede praticamente? Che questa disposizione, eh, e noi dobbiamo proteggere il nostro sistema nervoso centrale, noi dobbiamo proteggerlo dall'influenza delle sostanze chimiche. In circolazione, ma a livello dei gangli spinali questo non c'è, quindi delle cose che circolano nel nostro torrente ematico possono avere un'azione diretta sui gangli spinali. E tra l'altro, tutto quello che, viene nella no, che arriva nella nostra testa, probabilmente tutto quello che va poi dalla testa nel sistema nervoso ehm, e che utilizza, per esempio, i il il gangli del trigemino, ecco anch'esso. Non, non, non ha la barriera emetoencefalica. E quindi volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che noi abbiamo questa grande assimetria nei modi in cui praticamente la fisiologia di background viene organizzata. E quindi noi abbiamo. Qualche cosa che, prima, che dobbiamo fare, prima di tutto eh, diciamo che mm, la, le sensazioni per esempio eh, sono di un certo tipo, per esempio... E quindi una percezione mera come quella che abbiamo di un mondo esterno è qualcosa invece di diverso, è molto diverso da quello che c'è dal dentro, perché quell'esterno è il risultato di un'interazione tra il sistema nervoso e il corpo in generale, e quindi non è interno al nostro corpo. E tra l'altro, come ho cercato di dire, perché io appunto quando mi riferivo... Alle, eh, a, prima le altre creature, eh, mi riferivo a queste proprio come eh, questa grande conoscenza eh, nei meccanismi per esempio di regolazione, perché noi sappiamo che effettivamente prima dell'esistenza di questi neurosistemi eh, c'era già una vita altamente complessa, altamente organizzata che riusciva a svolgere delle azioni molto intelligenti e assolutamente di tutto rispetto. E quindi questa è se volete l'idea che le sensazioni e la coscienza sono legate, sono connesse, che le sensazioni sono l'inizio della processo di coscienza, sono il punto di partenza, che le sensazioni non sono delle mere percezioni dello stato del corpo, ma piuttosto sono delle percezioni interattive complesse che sono dovute a una fisiologia peculiare, particolare, di varie componenti e anche a quella che è la disposizione fisiologica complessiva anche di quelle che sono le relazioni tra il corpo e il sistema nervoso e penso a questo punto di magari di fermarmi così magari ci sono delle domande a cui sarei lieto di rispondere. Grazie. Grazie Antonio per la bellissima presentazione, veramente molto molto importante. E adesso faccio delle domande. Infatti partiamo con la nostra sessione di domanda e risposta. Abbiamo già alcune domande che sono arrivate che vorrei porre. Thank <sighs> you. Allora, magari partiamo da un punto che può essere di interesse per Yves. Yves, il suo studio sulle reti neuronali nei crostacei, con un numero di solo di pochi neuroni, ha comunque gettato le fondamenta, le fondamenta vitali per gli attuali progetti di ricerca sul cervello. Ora, questo approccio consolidato potrebbe magari rappresentare qualcosa per la costruzione di modelli che coprono tutta la gamma dei normali parametri di comportamento nell'uomo. Quindi, insomma, si potrebbe passare dal semplice al complesso, eh, sarebbe possibile appunto fare questo passaggio cruciale che tra l'altro di cui ha parlato anche Antonio nella sua eh, relazione. No, forse non ho compreso appieno eh, la domanda. Comunque quando uno costruisce dei modelli naturalmente deve decidere quello che vuole spiegare, quello che vuole rivelare, quello che appunto vuole affermare. Quindi i modelli devono essere sempre costruiti eh, come se uno costruisse un puzzle partendo magari da una domanda per arrivare a, a una risposta. Quindi i modelli più utili sono quelli che ci dicono ecco questo è qualcosa che veramente... Mi è incomprensibile. Come posso costruire un modello che mi aiuti a fare chiarezza? a gettare luce su questa cosa, quindi che uno lo faccia per cercare di capire dei processi fondamentali del cervello umano o nel cervello di un granchio, penso che le caratteristiche essenziali che mi dicono ok questo è un mistero, a questo punto io posso creare un modello o una serie di modelli o anche tanti modelli per cercare di, di, di trovare una risposta per questo mistero così profondo. Ho, ho, ho risposto bene, sì penso che lei abbia detto delle cose molto importanti anche su su come procedere in questa direzione. E questa invece è una domanda sulla resilienza. La resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e di superare eventi traumatici o magari periodi di difficoltà. Com'è possibile che durante il periodo evolutivo, eh, diciamo i gravi eventi avversi che hanno minato, hanno messo a repentaglio la sopravvivenza della specie e anche le fondamenta delle nostre civili, non abbiano prodotto delle, dei cambiamenti, delle dei cambiamenti neurali radicali, ma che abbiano invece piuttosto prodotto semplicemente dei meccanismi molecolari più resilienti e protettivi. Ecco, io ho tolto una slide che magari avrei dovuto farvi vedere, ho proprio tolto quella, che parla proprio della resilienza, resilienza al cambiamento climatico. Nel 2012 gli oceani non si sono mai raffreddati durante l'inverno. A seguito di questo inverno, quindi quando si è raggiunto la primavera, diciamo, eh, si è arrivati a 36 gradi e gli animali sono riusciti ad essere ancora funzionali. Quello che non sapevamo, però, a quel punto era se quel lungo periodo di acqua molto calda durante l'inverno avesse consentito, per esempio, che ci fosse un adattamento molecolare, per esempio che fosse avvenuto questo, o se magari avessimo semplicemente selezionato una sottopopolazione che era in grado di affrontare queste condizioni avverse oppure ancora se i nostri animali erano andati in, in, nello stato del Maine dove l'acqua era più fredda perché appunto abbiamo visto che ci sono stati anche questi movimenti quindi insomma una risposta lunga per dire che nella popolazione uno avrà sempre degli animali, degli animali con diverse serie di parametri sottostanti. Alcuni saranno più resilienti eh, alle perturbazioni e quindi verosimilmente alla fine uno cosa fa? Alla fine seleziona questi animali, sono gli animali che poi sopravvivono, che poi vivono. Questo non significa però che non si potrebbe avere degli animali... Eh, con, eh, con per esempio un cambiamento ancora più radicale che insomma non so se rispondo alla domanda sì grazie perché lo so che è un punto molto difficile eh, allora lo stress questa è una domanda per, entra per entrambi. Lo stress fino a che punto può influire, avere un impatto sul, sul, sulla percezione del sé? Quindi le condizioni stressanti fino a che punto possono avere un impatto su questa percezione del sé? Forse è una domanda più per Antonio come domanda. L'idea, per certo, questo da popolazione clinica, si sa... Che casi di stress acuto e sostenuto nel tempo possono alterare la valutazione del sé, e dipendentemente dalle personalità e dalle situazioni specifiche, possono essere devastanti oppure no. Però un punto fondamentale sottolineato da Yves è che noi abbiamo questi sistemi fantastici per la trasformazione e per la gestione e se questi sono presenti come lei ha mostrato così chiaramente a livello minimo potete bene immaginare quanto siano presenti in creature che hanno la complessità di un sistema nervoso centrale come il nostro e poi un'altra cosa oltre all'enorme varietà di individui che abbiamo così in natura, abbiamo anche tutte le varietà modificate dalla cultura, cioè il modo in cui uno affronta lo stress e viene devastato o meno dallo stress, dipende dal setup biologico, ma anche da ciò che è stato fatto a quel setup biologico, dall'istruzione che uno ha ricevuto, dall'ambiente che ti ha circondato fino a quel momento e così via. Ed è correlato anche all'età. Cioè è diverso avere uno stress devastante, un insulto devastante al proprio sistema a 60 anni o averlo a 12 anni piuttosto che a 40 anni quando presumibilmente si è al massimo delle forze e generalmente resiliente dal punto di vista sia intellettivo che fisico. Quindi non c'è una taglia che va bene per tutto, per così dire, cioè le variazioni sono davvero enormi e tutto quello che sappiamo oggi dall'ambito psicologico piuttosto che delle neuroscienze a livello macro o a livello micro è che Semplicemente le variazioni sono tantissime e anche le possibilità di risoluzione sono tantissime. Forse posso aggiungere qualcosa anch'io e dire che l'altra cosa assolutamente chiara è che ci sono tanti stress completamente diversi l'uno dall'altro e quindi dipendentemente da qual è lo stimolo che crea lo stress si può avere più o meno resilienza a quello stress specifico per esempio si potrebbe avere un individuo molto resiliente ad un tipo di stressore e molto meno resiliente ad un altro tipo di stressore e una delle cose che Sarà davvero interessante eh, capire che alcuni individui sono più resilienti a qualsiasi tipo di stressore e quindi se esistano o meno delle condizioni ortogonali che ci portano ad un trade-off tra resilienza ad un tipo di stress e a resilienza ad un altro tipo di stress. Questo sarà un qualche cosa da analizzare molto interessante nel futuro perché vogliamo veramente cercare di capire questa cosa. E poi un'ultima cosa sempre da aggiungere, dipendentemente dalla tempistica dello stressore, se è un unico stress oppure se è uno stress ripetuto oppure se è uno stress di lunga uh, durata, uh, le sequele biologiche cambiano tantissimo. Uh, lo stress ripetuto ha un adattamento diverso dipendentemente dalle dinamiche appunto, di, delle, delle condizioni di stress. Grazie. La domanda era relativa all'autopercezione, alla percezione di sé. Quindi possiamo dire che lo stress può avere un impatto sulla percezione di sé, perché questa fa parte di un qualche cosa di più eh, solido, di una modalità eh, di funzionamento del nostro cervello più stabile. Quindi l'autopercezione dovrebbe rimanere invariata o sbaglio. È questo che state sottolineando? Oppure le cose possono cambiare dallo stress? Dipende... No, 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 io no. Forse Antonio deve rispondere, ma io direi che qualsiasi cosa che fa sì che qualcuno si senta debole in un qualsiasi modo, potenzialmente può interagire con la percezione di sé, con il senso di sé. Qualsiasi situazione che ti fa sentire, per esempio, perso avrà sicuramente un impatto sul senso di sé, in modo davvero essenziale. Non so se sei d'accordo Antonio, sì sono assolutamente d'accordo, certo, assolutamente. E questo è molto interessante tra l'altro perché non, non c'è una parità qui, eh, non c'è il lato positivo e negativo, perché sono completamente diversi da quello che ci, in quello che ci fanno. È molto difficile immaginare... Che ci possa essere un eccesso di bellezza, di bontà, di eh, adattamento positivo, mentre i risultati negativi di quel lato positivo sono completamente diversi dai risultati negativi del dolore, del dolore sostenuto nel tempo o dell'umiliazione, per esempio, portata avanti per lungo tempo. E lo vediamo chiaramente in alcune popolazioni. Cioè un insulto comportamentale sostenuto nel tempo che si traduce naturalmente in emozioni negative in una fisiologia negativa è un qualche cosa che poi penetra penetra nella biologia eh, neurone dopo neurone eh, quindi non è Sono assolutamente d'accordo con te e vorrei anche sottolineare che il lato positivo delle sensazioni non è uguale al lato negativo, non c'è un qualche cosa nel centro, il positivo è positivo e il negativo è davvero molto negativo. È un po' come citare Tolstoy no? che parla eh, di tanti tipi di famiglie infelice. Infelici e del fatto che esiste un'unica famiglia felice. Eh, ci sono tante variazioni, il piacere è piacere il benessere è benessere, d'accordo però pensiamo ai tutti i modi diversi in cui eh, eh, invece l'impatto negativo può essere vario tutti i nomi diversi che noi diamo per esempio alle cose negative, alle sensazioni negative che hanno un impatto sulla società o sull che hanno un impatto su noi eh, individualmente ci sono sicuramente delle variazioni enormi sulle cose che possono non funzionare nella negatività. E Daniela, un altro punto è molto interessante vedere in che modo insomma, mi intriga questa questione filosofica e anche biologica, cioè come Siamo riusciti a rimanere a rimanere con il positivo e il negativo. Come siamo riusciti a mantenere questa autoregolazione che favorisce la vita e favorisce eh, le cose positive che eh, succedono nella vita rispetto invece a quelle che invece avrebbero favorito una regolazione negativa e quindi una vita negativa? È molto interessante. E certo, e questo può rispondere alla domanda in modo molto molto chiaro, molto importante. È un qualcosa che si muove più o meno nella stessa direzione. Potremmo avere sensazioni e percezioni che non sono del tutto consce. Quindi il nostro cervello può essere influenzato e modulato anche da questo tipo di input, no? Che non sono davvero consci, non sono un qualche cosa che deriva dalla coscienza. Ma anche questi agiscono sul nostro sistema neuronale. E quindi dobbiamo tenere in considerazione anche questi livelli che non sono di totale coscienza per spiegare il comportamento. Siete d'accordo? Perché questo è un punto importante. E poi, muovendoci nella stessa direzione, ho quest'altra domanda. Capire le false credenze richiede ovviamente un alto livello di eh, conoscenza e di coscienza e di funzionamento, cioè lingua, linguaggio, conoscenza, sviluppo delle culture. I bambini sono in grado di capirle all'età di 4-5 anni. Oggi le nostre società si trovano ad affrontare un'enorme quantità di fake news, di notizie false che bombardano la nostra percezione, in grado di influenzare le nostre decisioni, di costruire realtà coscienti profondamente distorte. È capace di influenzare negativamente la società stessa. Quindi vediamo questo tipo di comportamento nell'uomo. Quindi le notizie false, le fake news, cambiano il nostro modo di pensare. Quindi quali componenti del nostro cervello? Questa è la domanda. Sono coinvolte? Cioè, se consideriamo questa base neuronale, dove possiamo. Posizionare questa debolezza, cioè perché non siamo in grado di distinguere consciamente tra qualcosa che è assolutamente negativo per noi e per i nostri simili e qualche cosa che invece non lo è e come possiamo reagire a questa cosa? Perché certo. Certo, noi studiamo per, per migliorare le nostre capacità ed è importante rafforzare questi sistemi neuronali che altrimenti non funzionano più bene e diventano deboli. Però, ma vorrei semplicemente dire che eh, anche Antonio avrà qualcosa da dire in proposito. Però io ho osservato nel tempo questa cosa delle fake news e penso che il segreto sia la ripetizione, cioè gli umani imparano con la ripetizione e sembra proprio che se racconti una bugia sufficientemente spesso, le persone che ci crederanno saranno sempre di più e questo è esattamente quello che è successo ormai negli ultimi anni, eh, si ripete, si ripete, si ripete la bugia, la notizia falsa, la fake news e in questo modo noi impariamo. Magari Antonio ha un'opinione diversa, però in un certo senso secondo me le, vanno, le cose vanno proprio in questo modo. Ma direi che sono d'accordo, sì, stiamo attraversando sfortunatamente un periodo di questo tipo e non siamo ancora usciti da questa buia foresta, per così dire. La risposta alla tua domanda, Daniela, eh, ha a che vedere con l'istruzione in generale dove è importantissima la ripetizione, cioè l'unico modo per agire contro le fake news e queste false credenze è dimostrare con pazienza che sono false, bisogna cercare di dimostrare che sono delle cose false e naturalmente per questo dobbiamo avere una certa quantità di intelligenza una certa quantità di attenzione e da parte di chi dovrà dimostrare, ci dovrà essere anche la persuasione e la ripetizione, come è già stato detto da Yves. Però penso che il problema che nel quale ci siamo trovati in questi ultimi anni è in parte, secondo me, correlato a un qualcosa che innanzitutto è un vantaggio per noi ed è di grande valore, cioè le reti sociali. Io penso che la facilità con cui noi adesso riusciamo ad avere accesso alle informazioni, il fatto che queste informazioni ci vengono presentate molto rapidamente e fuori contesto, perché anche questo fa parte della natura della comunicazione elettronica oggi, e il fatto che alla fine sono interessanti perché c'è un componente sempre piacevole, tutto questo va contro questa idea di pensiero solido, del muoversi in modo graduale per cercare di mostrare che qualcosa è una determinata cosa, è reale, non lo è, eccetera, eccetera. Insomma, non è un caso che oggi molte delle fake news vengono rifiutate? perché quello che facciamo in scienza, nella scienza è avere delle ipotesi, delle idee, per poi naturalmente attraversare tutta una serie di fasi per analizzare queste ipotesi, per pensarci bene nel tentativo di trovare un qualche modello che ci permette di dimostrare o meno la realtà, la realtà delle nostre idee. Tutto questo richiede tempo, ovviamente, e anche una grossa capacità di osservazione e anche della calma. Non è un qualcosa che si può fare ad elevata velocità, non è un qualcosa che si può fare semplicemente ripetendo un qualcosa all'infinito fino a quando qualcuno ci crede. E io penso che eh, la gente, per quanto riguarda il cambiamento climatico, per esempio, Oh, o so, la presenza e lo sviluppo di un vaccino, cosa di cui dovremo occuparci nei prossimi mesi, perché adesso c'è un movimento antivaccino abbastanza potente. Insomma, queste sono cose che abbiamo dovuto affrontare e secondo me, come hai detto con la tua domanda, eh, non è una cattiva idea analizzare le circostanze in cui queste idee false diventano davvero trionfanti. Grazie, grazie ad entrambi. Bene, grazie a entrambi. Adesso abbiamo delle altre domande invece che riguardano le culture. Secondo voi che ruolo hanno i sentimenti, le emozioni nel motivare le azioni individuali e collettive per dare origine e creare le culture? Ci sono anche delle componenti inconsce? Di nuovo riemerge questa idea. Sì, è molto interessante, la relazione che c'è tra la biologia e la cultura è una relazione molto forte. E sfortunatamente non è mai stata sottolineata abbastanza. Io ho cercato in tutta una serie di articoli che ho scritto e anche in un libro che ho scritto, il mio ultimo libro, che si chiama Lo Strano Ordine delle Cose. Ecco, io lì l'idea fondamentale di quel libro è in italiano. Lo strano ordine delle cose sta ripetendo appunto il titolo in italiano. Quindi l'idea qual è? Che quando tu vai ad osservare adesso mh, ri, ripeti, ripeto qualcosa che ho già detto prima quando si osserva non so il comportamento di un batterio nel campo e ci sono degli esperimenti fantastici che mostrano cosa fanno i batteri eh, in certe aree dove per esempio si nutrono bene invece in altre dove non si nutrono bene e una delle cose che è veramente straordinaria è il modo in cui noi possiamo trovare in queste creature Prima di avere un sistema nervoso, quindi una semplice cellula con tanti organoli e tante anche ehm, tutta tut attrezzatura biochimica complessa, che cosa fanno per esempio? Se eh, vi è, non so, tanto, tanti nutrimenti, tanto cibo, loro cosa fanno? Si comportano da individui e quindi stanno molto da soli se invece la, la temperatura non scende non hanno cibo cosa fanno? si aggregano e cercano quindi di acquisire la forza mettendosi insieme attraverso l'unione quindi alcuni di, loro, eh, alcuni di loro in base a quelli che sono i nutrienti nell'ambiente potranno anche letteralmente ingannare gli altri magari, eh, non, magari vanno, fanno capire che vanno e poi non vanno in un certo posto quindi gli organismi viventi. Che sono già regolamentati e regolati dall'omeostasi, ci sono diversi livelli a cui si possono avere, per esempio, questi comportamenti sociali importanti, quindi comportamenti sociali su larga scala, che sono la vera base poi della società, la vera base della cultura. Tante delle cose di cui abbiamo parlato nelle, quando si parla di cultura è come ci si organizza, ci si auto-organizza socialmente, politicamente, come si definisce quello che è morale, quello che non lo è, come si trovano modi per risolvere i problemi economici che uno sta affrontando e così via. Ma eh, se uno chiude gli occhi e pensa un po' anche agli umili batteri, eh, che loro lo facevano già, ovviamente in una maniera molto semplice, ma quella competenza, quell'organizzazione di base, eh, c'era già, c'è già, è già lì. Ed ecco perché sono così convinto che eh, man mano che noi abbiamo creato, abbiamo, diciamo, siamo entrati nella complessità del comportamento dei sistemi nervosi e della mente, man mano che siamo saliti per questa scala, per noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in opera un piano su larga scala per tutti gli organismi viventi. E proprio come abbiamo imparato negli ultimi anni a rispettare le creature che non sono umane, rispettare per esempio le loro vite e dobbiamo appunto rispettare l'intelligenza delle, de, delle creature, anche quelle semplici, quelle eh, che, che molto spesso non vediamo neanche e sappiamo che sono dentro di noi, anche se la maggior parte di noi fanno delle cose fantastiche anche per la manutenzione del nostro corpo. Eh, le funzioni, ovviamente per esempio abbiamo bisogno di batteri per la nostra funzionalità intest intestinale. Per il nostro intestino. I batteri svolgono un ruolo importante. Sì, le regole biologiche è qualcosa di molto, molto importante, molto interessante. Ive, prego. Sì, anche io vorrei aggiungere un altro pensiero a questo, e cioè. Quando io um, ho studiato c'era questo onere importante messo sullo studente che doveva sempre ricordarsi tutto quello che aveva letto, gli veniva richiesto questo, un fardello abbastanza importante perché bisognava ricordarselo per poter ragionare. E io mi, ricorda, mi ricordo molto bene che cosa avevo letto, mi ricordo tutti i dati che avevo studiato e i miei studenti... Non hanno invece questa abitudine di ricordare, di studiare a memoria o di ricordare, perché hanno tutto anche, diciamo, sui telefoni, per esempio. Loro hanno preso la, la, la decisione hanno appreso, hanno capito che possono usare i dispositivi come strumenti di supporto alla loro memoria. Quindi se tu vai a rinunciare a questi processi di memoria, se non li vedi come dei repository di esperienze, puoi essere Ostaggio, maggiormente ostaggio alle cose casuali che possono poi arrivare da questi dispositivi, puoi diventare preda di, questi, di, di quello che può arrivare da questi um, dispositivi. E secondo me bisogna anche pensare al modo eh, in cui le persone imparano, ovviamente, come delegano la, la memoria. Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, Yves. Questo è un punto molto interessante eh, perché. Non è che ci si possa comportare correttamente, quindi le, le, le creature, le creature come noi, non è che... Se non hanno una memoria non si possono comportare in maniera corretta, la memoria è essenziale, senza memoria comunque si faranno cose sbagliate, uno dei modi in cui invece si può evitare di fare cose sbagliate, sbagliate, scusate, ricordandoci le cose negative, le cose sbagliate, le cose sbagliate che sono state fatte. E solo in questo modo, quindi hai assolutamente ragione, e sia tu che io abbiamo l'esperienza di avere ovviamente con noi studenti universitari persone molto più giovani tu gli dici qualcosa e loro guardano il telefono e vanno a controllare la cosa la completano, la integrano non è che chiedono al loro ippocampo diciamo eh, di poi rigurgitare tutte le cose che noi abbiamo fatto entrare che dovrebbero apparire nella nostra mente no, è lì li vedono, lo vedono lo vanno a cercare lo vanno a trovare nel dispositivo e questo sicuramente c'è una possibilità eh, che questo succede, il tuo suggerimento che siamo più vulnerabili per questo motivo, che io penso che sia assolutamente giusto. Eh, questo eh, ci potrebbe anche rendere dei scadenti ragionatori, pensatori, perché abbiamo tutte queste, tutte queste cose che potremmo trovare su Wikipedia ma non abbiamo tutte accesso alle cose che è dentro di noi e che ci possano guidare. Quindi io penso che la memoria è veramente un punto fondamentale che tu hai sollevato. Grazie per i vostri commenti. Molto importanti. Voi credete che le funzioni e le attività cerebrali in futuro, anche con le tecniche più sofisticate, possano essere comprese nella loro interezza? Oppure rimarranno sempre alcuni aspetti che, proprio per definizione, non possono essere compresi dal nostro cervello, dal cervello, dal cervello umano, per quanto riguarda queste funzioni? Quindi, il nostro, il nostro cervello ha dei limiti, quindi. Io non penso che il cervello possa capire tutto, però penso che non sappiamo ancora dove sono i limiti, dobbiamo ancora capire dove questi limiti sono. Sì, sono d'accordo, to totalmente d'accordo. Io ti stavo ascoltando, tu stavi parlando prima della varietà dei canali ionici, della variabilità del controllo genetico di questi canali ionici. Ti sentivo parlare di questo. Quello che noi sappiamo oggi è, è poco, secondo me, rispetto a quello che dovremmo sapere. Ed ecco perché questo è uno dei motivi per i quali io mi irrito molto quando le persone dicono, ah, guarda, c'è questo problema della coscienza, ma non saremo mai in grado di risolverlo, mai. Eh, beh, questo è sbagliato, secondo me. Noi stiamo solo iniziando, siamo solo agli albori di questo e penso che riusciremo a risolvere tante altre cose, il che non significa però che riusciremo a risolvere tutto, a sapere tutto. Sono d'accordo con Ivi, cerchiamo di essere umili circa quello che sappiamo, di quello che sappiamo e di quello che ha raggiunto la scienza finora. E continuiamo a considerare tutti questi problemi perché la bellezza di questo è che ogni giorno scopri qualcosa, l'idea che c'è ancora tanto, per esempio l'intelligenza non neurale, ci sono tante cose entusiasmanti, io sono cresciuto ossessionato dal sistema nervoso, eh, cervello, prima come neurologo, poi come neuroscienziato, ero affascinatissimo e adesso rimango stupefatto da quelle che le creature non neurali possono fare e quindi questo secondo me aiuterà poi a capire a farci capire anche quello che possono fare i neuroni. Sì, penso che vada detta un'altra cosa in questo, in questo riguardo: che grandi progressi sono stati fatti oggi, enormi progressi, proprio anche su come mostrare i dati, in modo tale che noi possiamo visualizzare quello che sta succedendo. Quindi. Quindi eh, noi non pensiamo molto bene nei processi non lineari, se uno inizia a chiedere agli, agli umani all'interazione tra processi non lineari ci costringerebbe a scrivere dei, dei, dei modelli, a creare modelli, fare delle simulazioni. Eh, ma penso però che una delle grosse sfide, e questo effettivamente sta succedendo, è che abbiamo bisogno di nuovi modi per organizzare i dati, per spiegarli. Perché ci sono, in modo tale che anche dei cervelli più limitati lo possano comprendere. Quindi, io, quando ho detto non so fino a che punto arriveremo, ma questo dipenderà da quanto bravi saremo nella illustrazione dei dati, e questo veramente determinerà fino a che punto potremo comprendere. Sono d'accordo, questo è un punto molto, molto importante. Bene, penso che altro punto importante è che nelle vostre opere fondamentali sembra emergere che le conoscenze fattuali dei fatti necessarie per ragionare e prendere decisioni vengono alla mente sotto forma di percezioni sensoriali, per esempio immagini visive piuttosto che suoni, input senso motori, emozioni. com'è possibile dimostrare questa caratteristica del pensiero, della conoscenza e quindi anche della coscienza? Cioè come si fa a essere consci di questi eventi quali sono le implicazioni più rilevanti di queste affermazioni è ancora una questione questa è una domanda su come noi possiamo misurare vedere. Capire insieme queste caratteristiche del pensiero in modo tale da poter creare i nostri pensieri sulla base delle sensazioni e delle emozioni. Eh, la, sua, la, la, vostra, la sua presentazione è stata molto chiara, ha già sottolineato, ma ci rimane sempre questa domanda e magari la si può approfondire. È rivolta a me la domanda? Ah, sì, sì. Non so se entrambi ovviamente potete contribuire, magari Yves uh, si può concentrare più sugli aspetti biologici. È sicuramente una domanda molto interessante, ma anche una domanda di estrema complessità. Vediamo se riesco a dare una risposta. Bene, quello che mi viene in mente, man mano, ascoltando questa domanda, è il, un modo in cui noi possiamo entrare penetrare in questi processi. Naturalmente sarebbe meraviglioso se noi potessimo fare tutto dal basso verso l'alto, bottom up, attraverso lo studio del sistema nervoso nel quale noi crediamo, le cose siano basate anche da un punto di vista mentale. Ma però non lo possiamo solo fare attraverso questo percorso, non soltanto perché la complessità è immensa. Quindi se uno dovesse chiedermi puoi per favore progettare qualcosa, uno studio in cui tu vai ad esaminare la sensazione del dolore. Partendo per esempio da quello che Yves ci ha spiegato oggi sulla connettomia delle creature semplici, io direi scordatelo: è impossibile farlo. Eh, non è che sia impossibile naturalmente da un punto di vista tecnico, tecnicamente potrebbe essere possibile, ma naturalmente sarebbe un modo molto oneroso di procedere, siamo molto distanti da dove vogliamo in realtà essere. E una delle cose che invece va detta e che va ammessa è che dopo tutti i progressi che sono stati fatti nella neuroscienza, nella biologia, comunque dobbiamo affidarci sempre su qualcosa che era importante già all'inizio del XX secolo, che è l'introspezione. Dobbiamo ancora affidarci a questo, l'introspezione. Eh, Sigmund Freud, per esempio, eh, quello che l'ha aiutato nei suoi studi, piuttosto che anche scrittori come Virginia Woolf, quello che è servito anche a me, per esempio, quindi io non mi vergogno non sono imbarazzato nell'usare l'introspezione, l'introspezione è stata usata da questi grandi ed è fantastico che possiamo avere questa possibilità di guardare proprio all'interno dei nostri processi mentali, dei processi della nostra mente e usiamo quello che noi incontriamo per poi andare ad organizzare i nostri pensieri sulla mente e organizzare anche tutta la ricerca che noi facciamo sulla mente. Quindi ogni qualvolta una persona mi dice: eh, se tu usi l'introspezione non sei sufficientemente obiettivo. Quello che io dico: ma mh, scusa, no, lascia perdere. Perché eh, uno può dare un'oggettività a un fenomeno mentale, lo puoi osservare e lo puoi fare in maniera introspettiva. E quindi non puoi paragonare la tua introspezione all'introspezione di altri, per esempio. E quindi c'è un modo proprio per evitare quegli errori potenziali che ha, verso i quali l'introspezione potrebbe portarti. Mi spiace, sono stato interrotto dal telefono. Dicevo, devo dire che è, è ancora possibile per noi combinare diverse introspezioni e combinare l'introspezione con i risultati dell'analisi cosiddetta oggettiva delle strutture biologiche. Cioè è possibile comunque generare delle ipotesi, poi testarle e di conseguenza produrre naturalmente dei passi in avanti nella scienza. Dovrebbe anche essere chiaro che la rapidità in cui sarà possibile sviluppare la scienza che ha a che vedere con i nostri comportamenti e con la nostra mente, è inferiore rispetto a quando studiamo i meccanismi più semplici, perché la complessità è molto più grande. Però hai parlato all'inizio del fatto che abbiamo tantissimi nuovi metodi che sta utilizzando Yves, ma abbiamo anche un qualcosa che è utile, che è l'imaging che è prodotta dagli scanner moderni e se correttamente, utilizzate correttamente queste tecniche ci possono dare tantissime informazioni che ci permettono di corroborare le nostre idee. Grazie, grazie ad entrambi. Eve. Sì, volevo semplicemente dire che utilizziamo tutti l'introspezione in un modo o nell'altro, però l'introspezione può anche essere qualcosa di sbagliato abbiamo 70 milioni di persone che eh, hanno avuto la sensazione che si trattasse di elezioni fraudolente per esempio quindi però non abbiamo parlato di un altro percorso eh, verso la comprensione che è la bellezza per esempio quando vedi un non so, un diagramma di un neurone particolarmente bello, lo guardi e dici c'è un qualcosa a proposito di quella struttura e della sua bellezza che ti dice delle cose che non necessariamente riesci a capire sempre e quello che ti si sta dicendo è che riconosci la verità proprio attraverso la bellezza o percepisci quella cosa come vera proprio perché è bella e penso che questo sia un altro modo di utilizzare le emozioni dove la percezione del bello ci porta al pensare al vero e nella scienza eh, questo è interessante. Per esempio mi sono appena occupata di un progetto e una mia collaboratrice ha creato delle immagini fantastiche proprio perché sono così belle, io ci ho creduto. Ed è incredibile come il credere viene dalla bellezza, anche quando si parla di sistemi biologici. E, eh, il modo poi in cui uno decide che cosa è bello e che cosa non lo è è altra storia, ne potremo parlare in altra occasione, direi. Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Yves. Molto, molto brevemente voglio reagire a quello che diceva Yves. Io penso che la bellezza possa in un certo senso essere un arbitro così come può portarci nella strada sbagliata, così come l'introspezione. Eh, nel caso dei 70 milioni menzionati, eh, quella è un'introspezione che noi possiamo condurre nella nostra scienza, ma che non dovrebbe essere condotta ovunque nel mondo, per così dire. Comunque, la bellezza ci dà questo senso di fiducia perché viene fatta scattare dal riconoscimento di un'armonia, il riconoscimento di qualche cosa che rientra in un sistema. Se i, eh, le tessere del puzzle si compongono correttamente, allora automaticamente avrai una risposta positiva, avrai una felicità che deriva dal scoprire quell'armonia o quella conformità di progetto. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Eh, se utilizzata bene e se utilizzato bene il riconoscimento della bellezza è qualcosa di fantastico che ci può aiutare tantissimo. E questo è un altro modo in cui i meccanismi psicologici possono aiutare la scienza ad avanzare attraverso diverse metodologie. Certo, il nostro cervello ha delle regole e non dovrebbe esserci dissonanza, e questo è molto vero per la cognizione e per gli input sensoriali. Direi che a questo punto dobbiamo interrompere, perché sono già le nove, dobbiamo concludere questa sessione estremamente interessante. Sono davvero contenta del fatto che abbiate partecipato anche a questa lunga discussione che è stata estremamente interessante. Quindi grazie ancora una volta, grazie tantissimo. E devo ricordare a tutti che domani ci sarà un'altra sessione sul linguaggio della coscienza umana. Giubina Butalebi modererà la sessione e i relatori saranno Andrea Moro con le lingue impossibili l'infinità come fingerprint della mente umana e Stanislas Dehen con una presentazione che parlerà della singolarità umana, quali sono gli aspetti della coscienza che condividiamo con gli altri primati e quali sono invece quelli unici, unici per l'uomo. Grazie a tutti, grazie al pubblico che ci ha ascoltato. A questo punto dobbiamo concludere. Grazie Daniela. Gra